Ci siamo. Ok. Allora, anche qui, io continuo a dire, se uno non glielo spiegano questi simboli, se li ritrova di fronte, allora, c'è uno con un libro, un angelo, un leone, uno con un sottoscritto. Sinceramente 713 la spiegazione non l'ho trovata. Dice. Poi sto toro, un'aquila e un altro con un libro. Adesso vi spiego uno per uno. Sì. Cosa ho trovato che fosse. Il più. Stai inquadrando quello più a sinistra? Sto inquadrando tutto io. Vedi che c'ha il frustino? Frustino! Il famoso quel frustino che ti piace tanto. Sì. Quello è Sant'Ambrogio, il frustino a tre. Ok. E il libro in mano. Ok. Che sono? Generalmente quando ci sono quelle componenti è Sant'Ambrogio. Ok. Poi, se ti sposti più a... Sì. Nel tassello appena alla sua sinistra. Ma li ho tutti inquadrati, non bisogna spostarli. Vabbè, comunque quello a sinistra di Sant'Ambrogio è Matteo. Sì. E lì si vede. Ok. Questo angelo con una cosa scritta. Sì. Poi c'è San Marco perché c'è il leone alato. Sì. In mezzo c'è Cristo giudice. Sì. Cristo giudice della storia. Sì. Poi Luca è rappresentato da questo toro. Ogni evangelista ha un simbolo. Sì. Un simbolo. Luca è il toro, vai a sinistra ancora l'aquila, sì. Il simbolo di San Giovanni, sì. Ancora a sinistra c'è ovviamente Sant'Agostino, sì. E anche in questo caso tiene un libro in mano. Sì. Ok, chiudo? Sì.